Buongiorno a tutti, è per me un grande piacere dare il benvenuto ai colleghi che oggi si sono dati appuntamento su questo tema delle transizioni e prospettive demografiche e statistica ufficiale organizzato dall'Istat in collaborazione con l'Associazione Italiana di Studi di Popolazione, il cui presidente, il professor Salvatore Strozza, è qui con me ad aprire i lavori di questa giornata. Sono lieto inoltre di salutare i nostri illustri ospiti, il professor Antonio Golini, il professor Massimo Livi Bacci, che aspettiamo, è in arrivo, e la professoressa Viviana Gidi e il professor Alessandro Rosina. E li ringrazio per aver accettato di partecipare a questo evento, per noi particolarmente importante perché inaugura le celebrazioni dei 90 anni dell'Istat. Ci troviamo in una fase caratterizzata dal profondo rinnovamento del nostro istituto, è un'impresa che ci sfida, ci impegna, ci entusiasma. E proprio per questo abbiamo voluto cogliere l'occasione del nostro 90° anniversario, oltre che per celebrare la storia e i risultati conseguiti dall'Istat, anche per riflettere sulle nostre radici e sulle prospettive future. È nostra intenzione fare questa strada insieme a molti interlocutori diversi, perché l'azione dell'Istat coinvolge tanti soggetti, stakeholders e utilizzatori, e per questo, per il nostro 90° abbiamo deciso di dare vita a un programma ricco e articolato che comprende attività di carattere storico-documentale, con le quali vogliamo valorizzare e promuovere l'evoluzione della statistica ufficiale e del patrimonio conoscitivo e storico dell'Istituto. Eventi di carattere scientifico per promuovere insieme al mondo della ricerca una riflessione sulle trasformazioni che hanno interessato il Paese negli ultimi decenni, declinate nei diversi approcci metodologico e tematico, partendo dall'analisi dell'informazione statistica di lungo periodo. Iniziative di carattere divulgativo che ci consentono di far conoscere sull'intero territorio nazionale il ruolo dell'Istituto nel corso della storia, le sfide future che si è prefisso e di promuoverne il valore come infrastruttura informativa del Paese. Una fonte cruciale di riferimento per le iniziative sarà costituita dalle serie storiche Istat, autentiche memorie viventi del nostro Paese che in questa occasione verranno aggiornate e rese disponibili con la massima diffusione. Con oggi quindi prende il via un ciclo di eventi scientifici che si svolgeranno nell'anno in diversi luoghi e che rappresentano l'occasione anche per offrire letture e riflessioni di tipo nuovo sulle trasformazioni della società italiana. Abbiamo voluto farne un'occasione di dialogo e collaborazione e questi appuntamenti saranno infatti curati da gruppi di esperti interni ed esterni all'Istituto e costituiranno un'opportunità straordinaria per fornire valutazioni documentate su come il Paese sia cambiato nel lungo periodo, offrendo prospettive e scenari di ampio respiro. Uscendo un po' dalla comunicazione congiunturale quotidiana che comunque ci impegna fortemente. Gli eventi saranno anche uno spazio per condividere le metodologie e gli approcci di ricerca implementati dall'Istituto negli anni. I temi scelti dagli esperti per questo programma di iniziative contribuiscono a descrivere con efficacia i profondi mutamenti che hanno caratterizzato la società italiana in questi 9 decenni, a partire dalle trasformazioni demografiche, dalle quali ci è sembrato importante prendere le mosse, a quelle sociologiche, dai cambiamenti del mondo produttivo e del lavoro a quelli del sistema educativo e delle competenze, dalle modificazioni che hanno attraversato la cultura a quelle che hanno coinvolto l'ambiente, i territori, le città, i luoghi del vivere e del produrre. La storia italiana è accompagnata con continuità nel suo divenire dalla statistica ufficiale, con letture puntuali e d'insieme, dettagliate e sistematiche. L'incontro di oggi ha per noi un significato speciale. Le trasformazioni demografiche infatti rappresentano il punto di partenza ideale per inaugurare le celebrazioni dei nostri 90 anni. Con questa giornata ci siamo proposti di mettere in evidenza il ruolo che l'Istituto
ha svolto sin dalla sua fondazione nella misurazione, nell'analisi dei fenomeni demografici, sottolineando il valore primario dell'informazione statistica nella conoscenza delle dinamiche demografiche, della struttura della popolazione, per la comprensione dello sviluppo socio-economico di tutta la società. Queste dinamiche ci forniscono la base narrativa essenziale delle correnti profonde che hanno modellato la nostra società e ci permettono di disegnare gli scenari futuri ai quali occorrerà rispondere in termini di governo e di policy. Le metodologie adottate per la misurazione di questi fenomeni hanno anch'esse subito importanti cambiamenti che la riunione di oggi ci permetterà di apprezzare nella loro evoluzione. Mi riferisco alle statistiche demografiche e ai censimenti, sui quali, come sapete, il nostro istituto ha avviato un processo di modernizzazione, revisione e adeguamento alle mutate condizioni dei nostri giorni e alle sfide che esse pongono alla informazione statistica. La demografia, come oggi si avrà modo di dibattere ampiamente, si confronta di continuo anche con i comportamenti individuali e con il fattore della volontà individuale, che è capace di determinare i comportamenti demografici in misura anche percepibile. E allo stesso modo il contesto sociale e culturale che influenza il destino individuale, e di tutto questo la demografia è registro intelligente e fedele. Per questo la demografia fornisce elementi indispensabili alle scelte della politica, che si tratti di sostegno ai giovani, agli anziani o alle famiglie, di governo delle città o dei delicati equilibri tra le risorse disponibili e le necessità di consumo della popolazione. E sono lieto di anticipare che molti di questi temi saranno approfonditi nel rapporto annuale dell'Istat sulla situazione del Paese che presenterò il prossimo 20 maggio alla Camera in presenza del Presidente della Repubblica.